Questo è un paese assurdo, questo è un paese proprio assurdo, questo è un paese in cui oggi la notizia di oggi è che mettono la tassa sulla spesa, la tassa sulla spesa, la tassa sull'insalata, la patrimoniale del cetriolo, la patrimoniale della zucchina, cioè tu vai a fare la spesa e dal 1° gennaio ti faranno pagare le bustine di plastica, le bustine di plastica in cui devi mettere la frutta e la verdura, oggi sono stati che le dovrai pagare, quindi avrà una tassa che andrà a gravare soprattutto sui ceti più poveri, sugli anziani, pensate, questo è un paese assurdo. È un paese che fa casini presidente della commissione d'inchiesta sulle banche. Casini presidente della commissione d'inchiesta sulle banche, che è un po' come mettere un ghiro a capo della casa dei risvegli. Cioè tu vuoi far risvegliare qualcuno, ci metti un ghiro, è come mettere Casini a indagare sulle banche. La stessa cosa, è un paese assurdo. Un paese in cui Del Rio fa il digiuno contro se stesso. Il ministro che fa il digiuno contro, protesta, ministro di digiuno e di, ciao amici di Sabina, digiuno contro se stesso, è un paese in cui c'è un assessore in Sicilia che continua nella pratica di distribuire soldi a pioggia, tanto che gli fregano i suoi soldi vostri, mica sono i soldi nostri, per cui alla vigilia delle elezioni regionali siciliane si spargono Anthony Barbagallo, Anthony con l'H, Barbagallo, assaggia tutti dalla sagra della salsiccia, la sagra della ricotta, ce n'è per tutti, ma certo, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti. Io sono con te Mario, ma ho paura del regime. Hai ragione Vincenzo, hai ragione Vincenzo, hai ragione. Qualcuno vorrebbe anche che noi non parlassimo più, vorrebbe che non facessimo sentire. Invece io continuo a parlare, nonostante tutto, continuo a parlare in questo modo artigianale, qualcuno, però continuo a urlare perché non mi stanco, perché questa settimana in questo paese assurdo, in questo paese assurdo, vi siete sentiti dire, l'avete sentito al telegiornale, alla radio, l'avete letto su internet, l'avete letto in tutti modi che le pensioni non si può intervenire sulla riforma delle pensioni, cioè non si può andare in pensione prima, dobbiamo andare in pensione sempre più tardi, no? L'ha detto la Corte dei Conti, l'ha detto la Banca d'Italia, guai a toccare la riforma delle pensioni, no, noi dobbiamo lavorare fino a 70 anni e anche di più, e anche a 80, 90, 120, noi dobbiamo lavorare. E allora mi devono spiegare perché anche questo mese, mentre la Banca d'Italia e la Corte dei Conti dicono che dobbiamo lavorare fino a 70, 90, 100, 120 anni, 150 anni, anche nella tomba continueremo a lavorare, perché ci sono, vi faccio l'elenco, faccio solo l'elenco perché mi devono spiegare perché. Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale della Puglia, a 56 anni, prende 5.020 euro di pensione. Antonio Rappoccio, ex consigliere della Regione Calabria, a 57 anni, prende 3.000 euro di pensione. Alberto Sarra, ex consigliere regionale della Calabria, a 50 anni, prende 7.490 euro di pensione. Paolo Modica de Mohac, ah, questo è nuovo, ex segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana, a 55 anni, prende 11.000 euro al mese. Pier Carmelo Russo, ex alto dirigente della Regione Sicilia, a 55 anni prende 11.000 euro, anche lui lo prende da 8 anni prende 11.000 euro. Giuseppe Gambale, ve l'ho già citato, l'ex deputato, a 53 anni 8.455 euro pensione da 11 anni, da quando ne aveva 42. Claudia Lombardo, ex consigliera regionale della Sardegna, a 44 anni, a 44 anni, prende 7.225, a 44 anni, 7.225. Allora io mi chiedo e vi chiedo, poi mi chiedo, ma perché voi non si può, tutti dicono che non si può
Dovete lavorare fino a 70 anni e qui c'è uno che a 44 anni prende 7.225 euro e continua a prendere. Ci sarà qualcosa di strano? Ci sarà qualcosa se uno di 66 anni deve continuare ad andare in cantiere a spezzarsi la schiena a lavorare e una di 44 anni può continuare a incassare 7.225 euro solo perché ha fatto alcuni anni in consiglio regionale? C'è qualcosa che non torna? Qualcuno me lo sa spiegare? Qualcuno me lo sa spiegare? Qualcuno! Me lo spieghi. Qualcuno me lo spieghi. Qualcuno prima o poi me lo dovrà spiegare. Qualcuno me lo dovrà spiegare. Alla prossima settimana.